Ciao a tutti. Come sapete, in questi giorni stiamo lavorando senza sosta alle linee guida per la riapertura delle scuole il prossimo settembre. Un lavoro complesso che stiamo portando avanti con gli stakeholder della scuola, con le regioni e gli enti locali e che chiuderemo questa settimana. So che sono molto attese e stiamo collaborando tutti per il bene dei nostri studenti. La riapertura però non è fatta solo di misure di sicurezza e di prevenzione del contagio. Stiamo guardando anche oltre. Dal prossimo settembre, ad esempio, troverà applicazione la legge sull'educazione civica, che torna ad essere obbligatoria, valutata con voto. Vogliamo che le scuole siano preparate e abbiano predisposto le necessarie linee guida. Il ritorno dell'educazione civica riguarderà tutti i livelli di istruzione, dai bambini dell'infanzia al secondo ciclo. Lavoreremo affinché le ragazze e i ragazzi cittadini siano consapevoli e conoscano i propri diritti e doveri, e affinché fin da piccoli possano imparare principi come il rispetto dell'altro, il rispetto dell'ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete. Le linee guida che abbiamo predisposto ruotano attorno a tre assi, sui quali si baserà anche l'insegnamento in classe. Il primo riguarderà l'approfondimento della Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. Il secondo asse è quello dello sviluppo sostenibile, che si concentrerà sull'educazione ambientale, sulla conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Il terzo asse è quello della cittadinanza digitale, a cui tengo particolarmente, perché pur essendo i nostri giovani nativi digitali, hanno bisogno di essere adeguatamente sensibilizzati rispetto ai rischi che si corrono nell'utilizzo della rete e dei social media e formati rispetto ad un uso corretto e consapevole del linguaggio e del web. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo e il problema diffuso dell'utilizzo di un linguaggio violento ci dicono che c'è molto da fare. Le linee guida sono un documento snello che i dirigenti scolastici potranno consultare e attuare facilmente. Realizzare questo documento e inviarlo alle scuole è un atto non solo amministrativo, ma anche un atto profondamente simbolico. Ci dice che l'avvio del nuovo anno scolastico sarà non solo il momento del ritorno in classe, ma anche l'inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva. Solo così le difficoltà che stiamo affrontando a causa della pandemia saranno non solo un ostacolo da superare, ma un'occasione di miglioramento, uno stimolo a guardare avanti. Per tutti.